Annunziato Martino, autore della doppietta storica, si può dire, perché è il primo anno del Borgo in prima categoria e tu metti a segno due gol che vogliono dire quasi matematica salvezza. 99% di salvezza. Una partita fatta, studiata molto bene questa settimana con grande sacrificio. Un applauso a tutti i miei compagni che ci hanno messo davvero il cuore, perché il cuore ci vuole per vincere le partite, quello che un po' non abbiamo dimostrato nelle partite precedenti. Questa salvezza, diciamo, quasi aritmetica, è stata ben voluta dal mister, che ha saputo adattare il modulo giusto, il carattere giusto e la concentrazione giusta che abbiamo avuto nel campo. Io ti volevo parlare anche di questo campionato. Avete fatto un girone d'andata strepitoso con 5 vittorie consecutive, 19 punti, però poi vi siete persi nel girone di ritorno. I vostri progetti futuri, ecco, quali saranno? Un altro anno possiamo vedere una squadra che almeno disputi i play-off? Allora, intanto pensiamo alle ultime tre partite che ancora possono regalare 9 punti e consacrare una bellissima annata, perché dobbiamo dire che siamo un gruppo giovane che è il più grande, il nostro capitano Alberto e Demetrio Foti. Un altro anno ancora da vedere, dobbiamo costruire una bella squadra, il mister come sempre metterà il suo impegno e il suo sacrificio come ha sempre fatto. Spero un altro anno di essere ancora qua, visto che un po' di squadre si stanno avvicinando, però ancora penso al Borgo io, perché il mister mi ha scelto quest'anno per regalarle una salvezza tranquilla e ci siamo riusciti finora. Dai. Pino Falduto, allenatore della formazione ospite del San Gaetano Catanoso. Mors tua vita mea, una vera battaglia campale. Sì, effettivamente sì, ci siamo purtroppo, come hai detto tu, una battaglia che alla fine vuol dire sono stati premiati questi del Borgo. Mi ritrovo giustamente a 4 giornate dalla fine là sotto per combattere, ovviamente cerchiamo insomma in tutte le maniere di tirarci fuori, anche se è abbastanza dura, voglio dire, se dobbiamo fare i play-out facciamo i play-out, poi ogni partita è una storia a sé, quindi purtroppo la squadra, mi sono mancati diversi giocatori nell'arco dell'anno e quindi non ho potuto mettere insomma una formazione giusta per poter insomma salvarmi prima, no? Però andiamo avanti, anche se mi dispiace che oggi ho ricevuto qualche 3-4 squalifiche perché giustamente i miei giocatori erano nervosi. Questo non deve succedere perché non è una cosa giusta, è una cosa, voglio dire, che effettivamente può succedere in una partita di calcio. Deve essere solamente uno sport, un divertimento, poi alla fine chi vince si battono le mani e si va a casa. Per l'altissima posta in palio la partita non poteva essere tranquilla e serena. Sì, sicuramente, diceva anche il Borgo, perché gli mancano forse qualche punto per ottenere la sua salvezza. L'ha fatto con noi, giustamente, come hai detto tu, una partita, o vita mia o morte, purtroppo hanno vinto, bravi a loro, voglio dire. Noi, ti ripeto, andiamo avanti per la nostra strada, facciamo, voglio dire, se il destino è quello di fare i play-out, facciamo i play-out.